siamo con Luca Mazzucato, direttore generale di RB. È una fabbrica RB di Chiavi, e tutti la conoscono, ma non tutti sanno che la sede è a Cibiana, un paesino nel Cadore a 1100 metri, un paesino famoso soprattutto per i murales. Ma perché a Cibiana c'è anche una fabbrica di Chiavi? La ragione per cui a Cibiana viene una fabbrica di Chiavi è storica, risale agli anni della Serenissima, XVIII secolo, 1750, grazie a una miniera di ferro collocata un po' più a valle, la Serenissima qua otteneva manufatti in ferro da cannoni, palle di cannone e flatro anche le chiavi. Con il tempo le cose cambiarono, ma qua rimase la cultura della chiave, che nel 49 diede vita come associazione di artigiani ad RB e che nel 96 passò nelle mani del gruppo spagnolo Altuna. Quante chiavi producete in un anno? Noi produciamo circa 40 milioni di chiavi in un anno, questo è il nostro numero, in due tipi di materiali fondamentalmente, sono ottone e acciaio, e chiavi per casa, auto, di sicurezza e quant'altro. Ma quanto è difficile mantenere questa azienda in un paesino di montagna? È molto difficile, per essere chiari, perché vi sono problematiche dal punto di vista logistico, dal punto di vista occupazionale e quant'altro. Solo per darvi un'idea, nel 2008 i costi per scombro neve, pulizia tetto, eccetera, ammontarono a quasi 10.000 euro. Spesse volte dobbiamo affrontare degli aggravi logistici in quanto siamo considerati zona non nei circuiti classici, quindi zona un po' fuori mano. La realtà è appunto, come dicevo, appunto è estremamente difficile, noi ci mettiamo molto del nostro e ci piacerebbe che qualcuno ovviamente ci desse una mano. Non la pretendiamo, però se viene è ben accetta. Grazie e buon lavoro. Grazie a lei.